Ciao a tutti poracci, che ne dite di fare un po' il punto della situazione sul direct dedicato ad Animal Crossing che si è svolto ieri? La diretta di 25 minuti può aver generato sentimenti parecchio contrastanti e credo che soprattutto i non fan della serie ne siano usciti parecchio perplessi, se non addirittura delusi. Non voglio assolutamente convincervi che Animal Crossing New Horizons sia il gioco della vostra vita, secondo me però vale la pena spendere due parole per cercare di riordinare un po' le idee e capire cosa sia andato storto in questa presentazione, ma anche quali siano i punti di forza del titolo atteso per il 20 marzo. Io sono il Poro Michele. Smettete sto like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. E poi sono proprio curioso di sapere la vostra nella sezione dei commenti. Iniziamo! Partiamo subito dal fatto che gran parte della freddezza con cui può essere accolto un direct del genere dipende proprio dalla sua natura monotematica. Focus così approfonditi tendono ad alienare chi non è a conoscenza delle meccaniche classiche della serie, rendendo impossibile distinguere novità introdotte per la prima volta rispetto a meccaniche consolidate nel corso degli anni. Inoltre sono stati 25 minuti parecchio densi, ricchi di informazioni, e il ritmo è stato così serrato che forse sarebbe stato meglio scremare un po' le meccaniche mostrate per dedicare più tempo a novità che avrebbero giovato di un maggiore approfondimento. Questo anche nell'ottica di attirare un pubblico restio nell'addentrarsi nel mondo dei life sim, genere videoludico che con difficoltà, tranne rare eccezioni, riesce a entrare nelle grazie dei giocatori occidentali. Il secondo problema risiede nelle tempistiche di questo Direct, che per quanto legittimo approfondimento di uno dei titoli più attesi su Switch per questo 2020, non può rappresentare l'inizio dell'anno di Nintendo, e questo lo ripeterò all'infinito. Sono dei mesi cruciali per l'industria, e con Sony e Microsoft fuori dai giochi e proiettate verso la fine dell'anno e l'uscita della next gen, Nintendo dovrebbe approfittare per dare un segnale forte alla sua fanbase. Se Switch è un hardware che rischia di venire schiacciato dalle nuove concorrenti, allora la casa di Kyoto dovrebbe rassicurare la sua utenza mostrando un planning denso e preciso per i prossimi mesi, mettendo al centro dell'attenzione tutta la sua lineup, non solo un titolo. E se negli anni precedenti febbraio è stato il mese delle conferme, purtroppo a questo giro il futuro di Nintendo non sembra così roseo. C'è bisogno insomma di un vero Direct il prima possibile, e questo appena passato non può che risultare come una mezza occasione sprecata. Parlando del gioco in sé, ho trovato diversi segnali rassicuranti che continuano il trend positivo di Nintendo, che sembra aver trovato la giusta formula per adattare il suo stile inconfondibile al gusto dei giocatori contemporanei, senza scendere ad eccessivi compromessi. L'integrazione di un sistema massiccio di loot e crafting è un perfetto esempio di come gli sviluppatori siano consapevoli degli elementi di gameplay in voga tra i giovani di oggi, così come un sistema di missioni in stile farming, che richiedono di compiere la stessa azione un tot di volte, sia diventato un palliativo stabile in tutte le produzioni Nintendo, andando a rimpiazzare l'imperdonabile assenza di un sistema di trofei o achievement nell'ecosistema di Switch. Lo sforzo c'è anche nella controparte online, dove è chiaro che la grande N faccia di tutto per rendere quantomeno piacevole un'esperienza abbastanza anacronistica, a causa delle limitazioni che lei stessa impone alle sue infrastrutture. Per dire, è apprezzabile sì l'implementazione della companion app Nintendo Switch Online su smartphone, ma questa non può rappresentare l'unico modo per usufruire di funzioni base che dovrebbero essere incluse all'interno del gioco. Chi mai utilizzerà l'app per chattare o andare in vocal? È una complicazione senza senso, e più ci penso, e più mi sembra incredibile che la Nintendo la ritenga una feature che valga la pena mostrare. Infine, il Fact Time ha rafforzato la sensazione che Nintendo ascolti la sua utenza. Non solo ha dato una risposta ad alcune delle domande su New Horizons che hanno invaso forum e gruppi di appassionati nelle ultime settimane, ma lo ha anche fatto dimostrandosi disponibile a fare un passo indietro su alcuni punti. Emblematico il dietro fronte sui salvataggi in cloud. New Horizons, come dichiarato ormai da parecchio tempo, non supporterà questa feature, ma sorpresa delle sorprese, Nintendo sta lavorando a una soluzione alternativa per garantire backup su server nel caso ci fossero problemi alla console. Insomma, meglio tardi che mai, no? Per riassumere l'etica della casa di Kyoto, basta pensare a questa contrapposizione. Sì al supporto agli amiibo, no alle microtransazioni.
Nintendo ancora una volta si dimostra totalmente avulsa dalle logiche di mercato dominanti, e questo è il suo punto di forza, non c'è niente da fare. Mentre l'attenzione della stampa e dei consumatori è concentrata sui nuovi hardware e fantastica sulle potenzialità della next gen, Nintendo smentisce qualsiasi voce su una possibile Switch Pro e punta tutto su un Life Simulator. Il titolo sembra riportare ai fasti di un tempo una serie storica che aveva sofferto un certo calo qualitativo negli ultimi anni, e sono sicuro che le vendite premieranno gli sforzi di Nintendo, sebbene sarà difficile prevedere il reale impatto che avrà sulla vastissima utenza di Switch. Detto questo, il vero punto di domanda non è su New Horizons, ma su cosa ci aspetta in seguito. Dopo 3 anni fantastici, è la prima volta che mi ritrovo seriamente in dubbio sul reale appeal di una console che rischia di rimanere con le spalle scoperte in un momento cruciale del suo ciclo vitale. Voi cosa ne pensate? Vi accontentate di Animal Crossing o vorreste anche voi qualcosa di più? Vi aspetto nei commenti. Intanto mettete like e iscrivetevi al canale. Io sono il Poro Michele, dall'isola deserta, Roma. Ciao!